E allora ci siamo, oggi il giorno inaugurale dell'anno sociale della Fildis con questo incontro culturale sul futuro di Mazara. La Fildis è un'associazione che si è sempre occupata di tematiche importanti che riguardano l'interesse della collettività, le novità, le cose che sono importanti per il cittadino. E abbiamo pensato che in occasione delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, per le elezioni che saranno il 28 aprile del 2019, un incontro di tutti i candidati sindaci, che sono sei, perché vengano conosciuti dalla collettività per verificarsi un controllo democratico, poteva essere l'occasione eccezionale per inaugurare l'anno sociale 2019 nella sezione di Mazara del Vallo, per cui noi iniziamo il 36esimo anno di attività. Oggi nelle vesti di moderatore, una veste insomma un po' particolare, in questo non dibattito ma questa presentazione di programmi dei sei candidati a sindaco di Mazara. Hai detto bene Enzo, si tratta di un incontro culturale, non tanto di un dibattito fra i candidati sindaci, ma i candidati sindaci possono evidenziare, possono illustrare alla cittadinanza in 7 minuti il loro programma amministrativo e quindi delineare quello che è la loro visione di futuro per Mazara del Vallo. È un incontro, come dicevo, voglio sottolineare, promosso dalla Fildis, sezione Mazara del Vallo, e sono stato chiamato da loro a moderare questo incontro, quindi che rappresenta l'apertura, l'occasione dell'apertura dell'anno sociale Fildis, e nell'occasione saranno anche ricordate due figure importanti che si sono più spesso relazionate con la Fildis, quale il dottore Giovanni Tumbiolo e il professore Sebastiano Tusa, entrambi scomparsi recentemente e che la Fildis vuole ricordare, e quindi un'occasione di incontro, un incontro culturale, ma un incontro anche per ricordare due grosse personalità e così i cittadini potranno avere, speriamo, le idee più chiare per poter arrivare al voto del 28 aprile. Nicola Lagrutta, candidato del Movimento 5 Stelle, oggi è una manifestazione culturale dove i candidati a sindaco di Mazara sono chiamati a esporre i loro programmi senza dibattito, ma insomma da un punto di vista informativo. Come procede intanto la campagna elettorale? Procede benissimo. In realtà tu sai che sono 7 anni che noi continuiamo a impegnarci per il territorio, stratificando idee, proposte che sono state sintetizzate in un programma che oggi durante la manifestazione è stato descritto. Dopodiché, come giusto che sia, all'insegna di questo percorso c'è la collaborazione, non certo la competizione. Se qualcuno vuole competere con me, sappia che Non competo assolutamente con nessuno, sono disposto a collaborare con ogni singolo cittadino che abbia la buona volontà di dedicarsi al bene della città e dei cittadini, che da troppo tempo è stato trascurato, e credo che con coerenza, trasparenza, competenza si possa fare un ottimo percorso culturale in questa città che consenta di uscire dal guado dove siamo purtroppo, nel quale siamo impantanati da troppo tempo, per dare un'occasione non certo a noi, perché il presente deve essere dignitoso, ma piuttosto ai nostri figli e ai nostri nipoti, perché questa terra l'abbiamo ricevuta da loro in prestito, e allora la domanda è: come la vogliamo restituire? Io credo che la dobbiamo restituire con grande responsabilità e impegno, con un progetto coerente, e noi quello che diciamo lo facciamo, e quindi promettiamo grande impegno in questo percorso. Nell'incontro della Fildis di oggi sono ricordati due personaggi abbastanza importanti: Giovanni Tumbiolo, ideatore del Brusiland, presidente del distretto della pesca, e Sebastiano Tusa, archeologo subacqueo, assessore ai beni culturali, ma non solo, insomma uomo di cultura a cui si deve tantissima parte dell'archeologia di questa parte della Sicilia. Il passato non va dimenticato, soprattutto non vanno dimenticate le persone di valore. Questa è stata una grande tragedia, la scomparsa di Tusa, del professor Tusa, ha rattristato tutti indistintamente, perché è un grande uomo di cultura che è andato tantissimo alla Sicilia, e non solo alla Sicilia,
ma voglio ricordare anche Giovanni Tumbiolo. Giovanni Tumbiolo è stato un mazzarese eccellente. Si può benissimo annoverare fra i mazzaresi che hanno dato tanto alla città, e con grande orgoglio posso dire che, per esempio, nella giunta che si voleva costituire, nella giunta regionale targata Movimento 5 Stelle, Cancelleri aveva scelto proprio Giovanni Tumbiolo quale assessore allo sviluppo economico di questa regione. Quindi il ricordo di tutti gli attivisti mazzaresi e di tutti i cittadini in genere non può che andare a Giovanni Tumbiolo, che sicuramente verrà ricordato, e perché la storia è ancora il presente di questa città. Ci ha lasciato tanto, mi ha lasciato tanto, e faremo tesoro del bagaglio culturale, del bagaglio di idee, di proposte, che tra l'altro alcune delle proposte su cui spesso parlavamo sono ancora in itinere alla Camera, al Parlamento. Vita Martinciglio ha sottoscritto, ha portato queste proposte sulla pesca, quindi le idee di Giovanni ancora viaggiano sulle gambe di gente che ci crede. Mariella Martinciglio, oggi qui al ex Cinema Diana, Auditorium Mario Caruso, per questa manifestazione della Fildis, che è una federazione di donne laureate e diplomate, una manifestazione culturale, Mazara quale futuro, dove i candidati sindaci sono chiamati a esporre il loro programma senza dibattiti, senza alterchi, ma semplicemente dicendo quello che vogliono fare. Innanzitutto, hai partecipato a questo evento con piacere, come ti senti? Mi sento tranquilla, sono stata contattata dalla presidente della Fildis, che è una mia carissima amica, nonché collega, avvocato Liana Tumbiolo, un invito che mi consente di esporre in pochi minuti in quello che sarà il nostro obiettivo, il nostro programma per queste amministrative del 2019. Ho in questo modo anche modo di incontrare i miei concorrenti, che ancora non ho incontrato perché la campagna elettorale non è ancora cominciata, quindi comincia adesso. Che ben venga, siamo tutti qui, e a tutti buona fortuna. Candidato sindaco Salvatore Quinci per Partecipazione Politica alle altre liste civiche, anche tu hai aderito a questo invito della Fildis di partecipare a questo incontro culturale per illustrare i programmi per il futuro di Mazara. Certamente, anche perché partecipazione politica è per uno spirito che parli di collaborazione prima ancora che di competizione fra tutte le forze politiche e tutti i cittadini di Mazara del Vallo. Noi intendiamo la politica come confronto e come dialogo tra le forze positive, tant'è che mentre in questo momento tanti spendono parole per valutare cosa facciamo noi e in qualche modo per attaccare, noi parliamo soltanto ed esclusivamente del nostro programma. Siamo pronti a ogni confronto su questo. Hai aderito a questo invito della Fildis con piacere, come ti è arrivato, insomma, cosa ne pensi di questo tipo di manifestazione? Certamente risponde esattamente allo spirito che ho descritto poco fa, quindi accogliamo in maniera positiva questo invito. Abbiamo soltanto 7 minuti per parlare di tutto quello che serve per Mazara e dei nostri progetti, e allora è chiaro che è un tempo che non basta, insufficiente. Spero che sia un tempo adeguato per far comprendere a tutti coloro che oggi ci ascolteranno qual è lo spirito, prima ancora che le iniziative che animano i progetti della nostra coalizione. Tra l'altro oggi verranno ricordate due grandi personalità, Giovanni Tumbiolo e Sebastiano Tusa, scomparsi recentemente. Assolutamente, già solo questo è il motivo principale per intervenire in questa giornata e per renderla degna di essere vissuta. Due grandi figure, tutte e due scomparse in modo prematuro, e tra l'altro figure che hanno animato dal punto di vista culturale e dal punto di vista sociale questo territorio, figure che hanno generato valore sociale ma anche economico per questo territorio. Sono molto contento che l'avvocato Tumbiolo abbia colto questa occasione per ricordare il nostro Giovanni Tumbiolo e l'archeologo Tusa.
Giorgio Randazzo, candidato sindaco per la Lega e alcuni movimenti civici, oggi questa giornata della Fildis che in pratica inaugura la vera e propria campagna elettorale, incontro culturale comunque dove appunto sarete chiamati soltanto a illustrare in 7 minuti il vostro programma. Come hai accolto questo invito? Con molto piacere, è chiaro che chi si prende la responsabilità di voler governare la città deve trovarsi pronto a queste occasioni che mettono a confronto le varie idee, i vari programmi, i vari contenuti per la città. Ho accolto con molto piacere questo invito, è un'occasione per mettere dinanzi alla cittadinanza i contenuti di tutti in un'unica occasione, in contemporanea, in diretta e quindi sono sereno, peccato che per i 7 minuti, perché ci sarebbero tante e tante cose da spiegare ai cittadini, ma abbiamo ancora 30 giorni di campagna elettorale che potremo utilizzare per fare questo. Questo è il periodo in cui c'è la presentazione delle liste, delle candidature, tutti i lavori procedono, ci sono intoppi? No, assolutamente no, noi già abbiamo chiuso le liste da circa 10 giorni, da domani mattina inizieremo a depositare le raccolte firme per ogni simbolo e quindi attendiamo le verifiche dell'ufficio elettorale con molta serenità. Pasquale Safina, candidato sindaco per Voci Democratiche, insomma è successo un po' qualcosa negli ultimi giorni, però nonostante tutto sei qui alla prima uscita ufficiale da candidato sindaco. Certo, certo, sì, ormai i mazzaresi lo sanno quello che è successo, no? Non torniamo indietro per farglielo ricordare, però la mia storia, la mia caparbietà, il mio supporto dei giovani va avanti. Ho con me una squadra di 24 ragazzi, di giovani, e assieme faremo la differenza. Oggi parteciperai a questa manifestazione culturale della Fildis per esporre il tuo programma, sei pronto, insomma avrai argomentazioni da poter convincere le persone e gli elettori? Sì, sono pronto, abbiamo i 7 minuti come tutti gli altri e spero di essere più convincente possibile ed esporre più possibile. In 7 minuti è pochissimo mettere fuori tutto quello che stiamo lavorando da mesi. Comunque, caro Vincenzo, la caparbietà è forte, io ci sono, la prima uscita, ci sono tutte le uscite, da adesso in poi abbiamo sciolto la riserva, Pasquale Safina c'è.